Ciao a tutti e bentrovati su Milla Docet. Oggi voglio fare insieme a voi la sintassi dei casi e nello specifico la sintassi del nominativo. Premessa, per chi non ha ancora fatto la sintassi dei casi, questa è una parte della trattazione della grammatica latina che si fa nell'ultimo periodo, proprio prima dei congiuntivi indipendenti. Quindi non è la semplice trattazione del valore dei casi, per cui avevo fatto un tutorial a suo tempo, si chiama, mi sembra, valore dei casi. Ma è proprio tutta la trattazione delle strutture che si trovano con un caso piuttosto che un altro. Quindi, se non sapete che cos'è e non l'avete ancora fatto, lo farete più avanti, va bene? Cosa voglio dirvi? Partiamo dal nominativo. Il nominativo è il caso del soggetto, ovviamente, e anche di tutto ciò che al soggetto si riferisce. Tuttavia, oltre a questa semplice enunciazione che era scontata, la sapevate già all'inizio della prima liceo, nella sintassi del nominativo rientrano anche una serie di costruzioni di verbi che reggono o il doppio nominativo, quindi due nominativi, o il nominativo con l'infinito, che sono la parte un po' più complessa. Ho cominciato comunque dalla trattazione semplice del soggetto, giusto per mettere qualche punto fermo. Allora, il soggetto è l'elemento che compie l'azione di un verbo attivo, nonché subisce l'azione in un verbo passivo. Si esprime sempre in nominativo, eccetto ovviamente nelle infinitive, dove ovviamente il soggetto, sapete, va all'accusativo e il verbo all'infinito. Allora, se il soggetto ha, come dire, riferiti adesso, cioè si accompagna a un attributo piuttosto che una posizione, un predicato nominale, complemento predicativo del soggetto o un complemento di denominazione, ovviamente anch'essi andranno in nominativo. Esempi: Cresus rex dives natus est. Allora, il re Creso nacque ricco. Vabbè, non era la traduzione che mi interessava, era farvi vedere i complementi. Allora, Creso è soggetto, rex è a posizione ed è nominativo. Natus est, nacque, verbo deponente, dives, come, ricco, predicativo del soggetto. Quindi avete soggetto, posizione del soggetto e predicativo del soggetto, tutti in nominativo. Oppure, historia magistra vitae est, frase di Cicerone, arcifamosa. La storia è maestra di vita. In questo caso vedete che storia ovviamente è nominativo, anche magistra è in nominativo perché è il predicato nominale. Urs Roma caput mundi vocatur. Allora, Urbs Roma, la città di Roma, vocatur, è detta e chiamata caput mundi, capitale del mondo. Qui abbiamo Urbs, che è il nominativo del soggetto, la città. Roma è il complemento di denominazione, sempre nello stesso caso del nome cui si riferisce, quindi in questo caso sarà sempre nominativo. Vocatur è il vostro verbo. Caput mundi, allora, mundi vabbè, la specificazione, caput è il predicativo dell'oggetto, del soggetto, scusate, è chiamata come caput. Mundi, capitale del mondo. Va bene, finita la parte facile. Allora, cominciamo con i verbi che reggono il doppio nominativo, quindi due nominativi. Normalmente si tratta sempre di un soggetto da una parte e da un predicativo del soggetto dall'altra. Quindi il doppio nominativo normalmente è soggetto e predicativo del soggetto. Quali sono questi verbi che usano il doppio nominativo? Allora, ve li ho un po' elencati. Verbi copulativi o usati con funzione copulativa, tipo fio, existo, che vogliono dire divento, maneo, rimango, discedo, mi allontano, videor, che dopo tratteremo approfonditamente, che vuol dire sembrare, nascor, nasco, morior, perior, muoio, e anche l'espressione certior, fieri, essere informato. Esempio, pater eius, pauper, mortus est, pater eius, suo padre, mortus est, è morto. Pauper come povero. Quindi pater è il primo nominativo, pauper invece è il secondo, cioè il predicativo del soggetto, doppio nominativo, cioè due nominativi. Appellativi di forma passiva, tipo appellor, dicor, vocor, nominor, che si rendono come sono chiamato, sono detto, e simili. Esempio, Italia, grecis, esperi appellata est. Italia, l'Italia. Appellata est, fu chiamata a grecis, agente, dai greci, esperia come esperia, predicativo del soggetto. Quindi abbiamo un primo nominativo, Italia, che fa il soggetto, ed esperia, altro nominativo, cioè doppio nominativo, che fa il predicativo del soggetto.
Verbi elettivi di forma passiva, tipo creor, eligor, declaror, designior, sono creato, sono eletto, sono designato e bla bla bla. Numa creatus est rex a Romanis Numa fu eletto re dai Romani. Numa soggetto nominativo, rex altro nominativo, in questo caso è il predicativo del soggetto. Altri verbi estimativi di forma passiva. Habeor, putor, ducor, existimo, restim, existimo, iudicor, sono ritenuto, considerato, stimato, giudicato, e venior, reperior, sono trovato anche. Questi verbi, nello specifico habeor, putor, no, ducor e basta, habeor e putor, e habeo e ducoro, anzi ho detto, segnatevi il significato passivo sul dizionario, perché habeo all'attivo vuol dire avere normalmente, no? Ottenere. E non c'entra nulla con il significato ritenere, che pure habeo ha, quindi segnatelo, perché all'inizio se non lo sapete lo confondete di sicuro e chissà cosa vi inventate. Stessa cosa per ducor, che è il passivo di duco, che tecnicamente vuol dire condurre, vuol dire anche pensare, però ha un significato molto secondario, per cui segnatelo, perché va a finire che sennò quando vi serve non lo trovate. Con questi verbi pure c'è il predicativo del soggetto, quindi Marcus Fulcinius Onestus existimatus est. Marco Fulcinio, che non si sa chi sia, fu giudicato existimatus est come onesto predicativo del soggetto. Infine, verbi effettivi o fattitivi, dipende come li designano le vostre grammatiche, di forma passiva, tipo ficior o reddor, sono reso, sono fatto anche. Esempio, omnia irrita facta sunt ab ostibus. Allora, omnia, letteralmente tutte le cose, qui dice tutti i tentativi, facta sunt furono resi irrita vani, come predicativo del soggetto, ab ostibus ai nemici. Cosa vi voglio dire? Ah, sì, che avete visto che si tratta, a parte per pochissimi verbi tipo fio, existo, manio e discedo, di verbi passivi ovviamente. Perché? Perché essendo passivi avete il soggetto, certo, il complemento oggetto, e quindi con verbi di questo tipo il predicativo del soggetto. È abbastanza evidente, però meglio specificarlo. Gli stessi verbi li trovate in forma attiva, ovviamente con il complemento oggetto e il predicativo dell'oggetto. Quindi, per chi ha già fatto la sintassi dell'accusativo, vedrete che gli stessi verbi appunto li trovate con il doppio accusativo. Quindi, oggetto e predicativo dell'oggetto. Dice: i suddetti verbi mantengono la costruzione con il doppio nominativo anche quando sono accompagnati da verbi servili. Vabbè, è abbastanza ovvio, però può essere utile. Omnes strenui milites fieri possunt. Allora, tutti omnes possunt fieri, possono diventare strenui milites, soldati valorosi. Verbi che reggono il nominativo più infinito, e questa è la vera, come dire, difficoltà della sintassi del nominativo, perché finora era abbastanza scontata, nel senso il soggetto, ok, lo sappiamo da sempre. Il doppio accusativo, cioè il predicativo del soggetto, è un po' difficile, nel senso che è un complemento che normalmente sfugge un po', però non è difficile, no? Basta anche cercare sul dizionario e si trova. Questa cosa qui, invece, soprattutto videor, è una peculiarità del latino e quindi, ripeto, è la parte più cospicua e anche più complessa della sintassi del nominativo. Allora, quali sono i verbi che reggono il nominativo con l'infinito? Innanzitutto il nostro verbo videor, che vuol dire sembrare o parere, che può avere normalmente in latino due costruzioni, la costruzione personale o impersonale, che adesso andremo a vedere. Poi abbiamo, sempre all'interno di questi verbi, dicor, feror, trador, putor, nar, nunzior, negor, iudicor, e via dicendo, che come vedete sono tutti verbi al passivo, per lo stesso motivo che abbiamo detto sopra, perché avranno un soggetto e un predicativo del soggetto. In questo caso, oltre al predicativo, avranno anche una frase intera, quindi un infinito. E poi altri verbi che sono i verbi di comando, diciamo, o di vieto, tipo iubeor, cogor, vetor, proibeor e sinor. Allora, cosa fanno tutti questi verbi? Cioè, qual è la difficoltà? Che in latino prediligono una costruzione che si chiama personale, la stessa di videor. In italiano, invece, questi verbi sono passati a partire da videor, ma anche gli altri, quasi tutti, con la costruzione impersonale, che adesso vedremo bene di cosa si tratta. E
Tuttavia, in alcuni tempi anche il latino preferisce la costruzione impersonale, ma diciamo nella grande maggior parte dei casi prevede la costruzione personale, quindi la difficoltà sta, come dire, nell'entrare nella testa del latino e vedere come pensa il latino la frase, altrimenti noi troviamo tutte le volte questa costruzione personale e facciamo fatica a tradurlo perché l'italiano la passa sulla costruzione impersonale. Peggio ancora se vi fanno tradurre dall'italiano in latino, perché non potete assolutamente tradurla in maniera letterale. Dice che comunque la distinzione fra costruzione personale e impersonale non è tuttavia rigorosa, può capitare di incontrare negli autori bla bla bla, insomma cose che non vi aspettereste. Quindi, qui nei verbi che reggono il nominativo con l'infinito, ripeto, non sono difficili tanto i verbi in sé, che sono una sciocchezza, nel senso basta impararli. Ma dovete ricordarvi che la costruzione prediletta dal latino è la costruzione personale, che non ha un diretto, diciamo, corrispondente in italiano, se non nella forma impersonale, che quindi sarà diversa. Cominciamo con videor. Allora, nello specifico con la costruzione personale, che è quella prediletta, quindi quella che appena può fa. Questo appena può, ve lo spiego poi dopo quando non può, ok? Cominciamo da questa, che è quella canonica. La costruzione personale vuol dire che videor, cioè il vostro verbo, è coniugato a una persona, cioè che ha un soggetto. Okay? Quindi ci sarà questo videor coniugato, poi un nominativo e l'infinito, appunto quello che abbiamo detto prima, verbi pregono nominativo con l'infinito. Un verbo ha costruzione personale quando ha un soggetto determinato, ve l'ho appena detto, cioè quando è coniugato. In latino il soggetto di videor è costituito dal soggetto della proposizione infinitiva. Vediamo un po' le frasi perché dovete prendere un po' di confidenza più che altro in queste strutture. Allora, il latino dice: tu, sì, che ci sia o no, normalmente non c'è, comunque io ve l'ho lasciato. Mi videri sesse bonus. Allora, letteralmente, guardate pure la trascrizione in italiano, tanto per ora ci interessa solo questo passaggio. Il latino dice: tu sembri videris mi a me. Esse bonus, essere buono, vedete che avete l'infinito, esse più bonus che è nominativo. Prima cosa, come mai avete il nominativo in latino? Perché videris si riferisce, cioè, o meglio, perché bonus si riferisce a videris e quindi è lo stesso soggetto. E è un po' la storia dell'infinitiva soggettiva, non è proprio la stessa dinamica, però si comporta nella stessa maniera. Siccome c'è identità di soggetto, lascia pur nella subordinata con l'infinito il nominativo, ok? Questo perché è una costruzione di tipo personale, cioè perché videri sei coniugato rispettivamente a un soggetto. In italiano però non dite tu sembri a me essere buono, a meno che non siate degli, non so, degli africani dell'Uganda che sono appena sbarcati. Dite mi sembra che tu sia buono, giusto? Vedete che mi sembra che tu sia buono è una costruzione impersonale in italiano, perché sembra non ha una persona a cui si riferisce, ma appunto è impersonale, cioè un soggetto indeterminato. In italiano il soggetto di sembra è la frase stessa che segue, che tu sia buono, ok? Quindi questo è un po' il passaggio che dovete abituarvi a fare dal latino all'italiano. Vediamo un altro esempio. Il sibi videtur beatus esse. Allora, il è quello, letteralmente egli, comunque. Sibi videtur, letteralmente, sembra sibi a se stesso, vi ricordate, questo è un riflessivo, beatus esse, essere felice. Voi no, però non dite egli sembra a se stesso essere felice, giusto? Dite gli sembra di essere felice. Ok, in latino la persona alla quale sembra va in dativo. Vedete? Il soggetto della proposizione retta in italiano dal verbo sembrare, che è di fatto il soggetto, sì, appunto, ho appena detto, che è il soggetto del verbo impersonale, diventa il soggetto di videor. E l'aggettivo o sostantivo riferiti al soggetto vanno in nominativo. Quindi la cosa che dovete abituarvi a fare è proprio questo passaggio. Cioè, se voi vi trovate a dover tradurre questa frase, mi sembra che tu sia buono, dovete rendere quel tu sia buono come soggetto di sembra. Quindi tu sembri mi a me essere buono. E questa roba la traducete in latino, ok? Per tradurre la costruzione personale dal latino all'italiano bisogna seguire queste regole. Il verbo videor si traduce alla terza persona singolare in italiano, no? Sembra. Mantenendo ovviamente lo stesso tempo e lo stesso modo. Cioè, se avete mi sembrava, sarà
non so, mi sembrava che tu fossi buono, tu sembravi a me essere buono, ok? Quindi tenete sempre il tempo, eventualmente il modo vuol dire indicativo, congiuntivo, imperativo, però normalmente no, si trova l'indicativo. E poi il soggetto di videor diventa soggetto della proposizione che da esso dipende, no? In latino tu sembri a me essere buono diventa in italiano mi sembra che tu sia buono. Il soggetto, vedete, si sposta nella subordinata di tipo dichiarativo. Poi la persona a cui sembra rimane tale anche in italiano, quindi l'unica cosa che non cambia è la persona. Va bene? Dovete sempre però ricordarvi che in italiano si preferisce la costruzione impersonale. Per cui il soggetto non ci sarà, lo dovete desumere dalla frase che il verbo sembrare regge, cioè dalla dichiarativa. In italiano invece lo dovete spostare come soggetto del verbo sembrare, ok? Questa si chiama costruzione personale. Esempio, nobis visi sunt, beati esse. Allora, letteralmente non c'è soggetto, comunque si desume essi. Visi sunt, sembrarono. Nobis a noi, beati esse, essere felici. Ovviamente in italiano metterete ci sembrò che essi fossero felici. Vedete che qua dovete tenere il tempo perfetto. Ah, non vi ho detto di videor, perché l'ho dato per scontato, ma non è scontato. Allora, videor è il passivo del verbo video, questo lo sapete, no? Video vidis, video vides, magari visto che è della seconda, video vides, vidi, visum, videre, perché è la seconda. Questo verbo, che vuol dire vedere, è usato, cioè esiste meglio anche al passivo, cioè visi sunt può anche voler dire essi sono visti, ma siccome c'è assoluta equivocità, equivocità, sì, tra l'uso passivo di videor come essere visto e l'uso di videor proprio come sembrare, normalmente per dire essere visto si usa un altro verbo, proprio per evitare l'equivoco. Quindi, come si coniuga videor? Come il passivo di video. Quindi videor è la prima, videris è la seconda, al posto di vidi avrete, alla prima singolare, avrete visus sum, ok? E quindi visi sunt, questo al plurale del perfetto. E poi al posto di videre all'infinito avrete videri, che è l'infinito passivo, ok? Nota. A Mario sembra di essere buono, ovviamente diventa, attenzione, Mario sembra a se stesso, quindi sembra Mario essere buono. Quindi dovete usare il sibi che abbiamo incontrato anche sopra. Marius sibi videtur bonus esse. Ok? Questo per quanto riguardava la costruzione personale, che abbiamo detto è quella preferita dal latino. Tuttavia, videor deve adottare anche il latino, la costruzione impersonale, che per assurdo è più facile, perché è come quella dell'italiano, in alcune circostanze, e sono queste circostanze che chiederanno nelle varie interrogazioni piuttosto che verifiche. Allora, ripeto, la costruzione personale di videor non è difficile come costruzione, perché è la stessa dell'italiano. È difficile ricordarsi quando va in personale, in quali casi e quindi anche quando la trovate che ha un senso particolare. Adesso poi andiamo a vederla. Vediamo innanzitutto come è fatto. Un verbo ha una costruzione impersonale quando il suo soggetto è indeterminato, costituito da un'intera proposizione, cioè un'intera frase, è quello che abbiamo visto prima. È interessante ascoltare le varie opinioni. Ascoltare le varie opinioni, il soggetto di è interessante, vabbè, questo è in senso generico. Attenzione, il soggetto espresso da un'intera proposizione è considerato di genere neutro, questo vi serve in assoluto, cioè quando dovete richiamare una subordinata, una proposizione in generale, o un intero concetto di più frasi anche che trovate sopra, mi riferisco alle versioni, il latino usa sempre il neutro per dire tipo questa cosa, questo concetto, va bene? Quindi vuol dire che anche quando dovete usare l'impersonale, che come in italiano si riferisce a una subordinata di tipo dichiarativo piuttosto che infinitivo in italiano, in latino, dovete usare il neutro e nel caso la terza singolare. Ricordate che il neutro, cioè che sì, il neutro appunto usa la terza singolare, va bene? Quando è impersonale. L'avete trovato, non so, anche nella perifrastica passiva, se vi ricordate, impersonale, sempre la stessa dinamica. Allora, videor ha costruzione impersonale, quindi con accusativo più infinito. Perché ha l'accusativo?
perché siccome il verbo è impersonale e non è personale, quindi non si riferisce a un soggetto, non potrà esserci il predicativo del soggetto che abbiamo in nominativo come in video nella costruzione personale. Quindi ci sarà il verbo personale con la dichiarativa che in latino assume forma di infinitiva e quindi l'accusativo più infinito in senso proprio, va bene? Tuttavia, questa costruzione impersonale del verbo video in latino c'è solo in cinque circostanze, in cinque casi. Uno, quando videor significa sembrare bene, sembrare opportuno. Esempio, mi videtur te studere. Allora, se voi la vedete così, mi videtur, mi sembra che tu studi. E voi la traducete così, mi sembra che tu studi. È sbagliata. Perché? Perché mi sembra che tu studi, il latino la metterebbe. Tu sembri a me studiare, e quindi mi videris, ok? Mi seguite? Se la trovate così è perché ha un senso specifico che non è quello che vi ho appena tradotto in maniera, come dire, un po' balorda, ma se lo trovate così in personale è perché videor significa sembrare bene o sembrare opportuno, quindi la vostra traduzione dovrà essere mi sembra opportuno che tu studi, mi sembra bene che tu studi. Se voi la traducete, mi sembra che tu studi, è sbagliato, perché il latino avrebbe usato l'altra costruzione, cioè mi videris, quella personale, ok? Quindi, primo caso, quando significa sembrare bene, sembrare opportuno, video vuole la costruzione impersonale, cioè la terza singolare con l'infinitiva, accusativo più infinito. Secondo, quando il verbo videor è accompagnato da un aggettivo neutro, è un po' tipo quello di sopra, cioè qua, tipo ius, tu, minius, utile turpe, cioè quando vuol dire mi sembra giusto, mi sembra ingiusto, mi sembra utile, mi sembra vergognoso, mi sembra bello, mi sembra quello che volete. Quindi vedete, è un po' simile a sembrare bene, sembrare opportuno. Però mentre prima lo dovete inferire voi, cioè ve lo dovete ricordare che vuol dire sembrare bene, sembrare opportuno, qui è più facile perché avete la spia dell'aggettivo neutro. Nello specifico il latino sarà una frase di questo tipo: mi visum est, iustum te sudere. Attenzione a visum est, vedete che è un perfetto. Quindi a me sembrò iustum, giusto, che tu studiassi. Ovviamente studere, ricordatevi, l'infinito è presente, è contemporaneo e quindi deve essere contemporaneo a visum est. Quindi passato, diciamo, in questo caso usa l'infinito perfetto, no? Imperfetto, scusa. Ciao. In questo caso in italiano usa il congiuntivo imperfetto, volevo dire questo. Va bene? Quindi avete visum est con iustum, quando vuol dire mi sembra giusto, ingiusto, utile, turpe, cioè accompagnato da un aggettivo neutro, il verbo videor va nella costruzione impersonale, quindi, ripeto di nuovo, reggerà l'infinitiva, cioè accusativo più infinito. Poi, quando nella proposizione subordinata c'è un verbo impersonale, questo è abbastanza facile. Perché verbi impersonali sono cinque, no? Pudet, tedet, penitet, piget e miseret. Ok? Li avete fatti forse, se l'avete già fatta, nella sintassi dell'accusativo. Se non l'avete fatti, comunque, se c'è uno di questi verbi che hanno una costruzione tutta strana, videor va alla costruzione impersonale. Mi videtur vos pigere cupiditatis diventa mi sembra che. Allora, qua per chi l'ha già fatto sa com'è la costruzione di Piget, altrimenti prendetela così. Mi sembra che vi rincresca della cupidigia, della bramosia vostra, ovviamente sottinteso. Quindi, quando c'è uno di questi verbi, pudet, tedet, penitet, piget e miseret, ci vuole la costruzione impersonale. 4. Quando il verbo della proposizione subordinata, questo è un po' complesso, dovrebbe avere l'infinito futuro. Tipo, mi sembra che imparerai, normalmente si usa disco anche qui perché è uno dei pochi che non ha un infinito futuro, ma dovendo usare un verbo tipo disco che non ha l'infinito futuro, devo ricorrere a una perifrasi con l'espressione fore, ut, o futurum esse, ut, con il congiuntivo. Quindi, quando io ho questa espressione fore o futurum esse, ut più congiuntivo, la devo mettere video alla forma impersonale. Ecco, questo vuol dire. Tipo, mi videbatur, fore ut, latina slitteras, facile diceres. Mi videbatur, mi sembrava, fore ut, che. Quindi fore ut diceres, vedete il congiuntivo, sostituisce l'infinito futuro, va bene? Proprio perché disco non ha il supino e quindi siccome l'infinito futuro si fa dalla forma del supino, vi ricordate? Non lo potete
potete fare. E quindi dovete ricorrere alla perifrasi fore, ut o futurum esse, ut più congiuntivo. Quindi mi sembra che diceres, tu avresti imparato facile, facilmente, litteras latinas, letteralmente la letteratura, le lettere latine, la letteratura latina, il latino, come volete. Basta. Caso 5. Quando videor si trova in una frase incidentale, quella normalmente che si trova tra virgole, no? Del tipo ut mi videtur, come mi sembra, come sembra opportuno, una roba così, non è che ci siano poi 3.000 opzioni. Quando è in frase incidentale, come sembra, come mi sembra, come sembro bene, come sarà opportuno, come sembra, quello che volete, va alla costruzione impersonale. Quindi, allora, qui sarebbe finita, cioè è finita la storia di Videor. Vi faccio un breve resumé. Allora, Videor tende ad avere la costruzione personale, cioè con il verbo Videor coniugato a un soggetto che è poi anche il soggetto della vostra proposizione, che in latino diventa non un infinitiva ma un nominativo con infinito, proprio perché questa proposizione si riferisce a un soggetto espresso, quindi al soggetto della frase reggente, e quindi non ci vuole l'accusativo ma il nominativo, va bene? Perché di fatto assume la funzione di un predicativo del soggetto. Questo avviene normalmente in latino, a meno che ci sia uno di questi cinque casi, quindi significhi sembrare bene, sembrare opportuno, oppure abbia di fianco un aggettivo neutro, tipo iustum, inustum, utile, turpe, bla bla bla, oppure ci sia un verbo impersonale, pudet, tedet, penitet, piget, miseret. Oppure ci sia nella subordinata un verbo che dovrebbe avere l'infinito futuro ma manca di supino, per cui usate questa espressione fore ut piuttosto che futurum esse ut con il congiuntivo, oppure quando videor si trova in frase incidentale. In quel caso, allora, videor, come succede anche in italiano, va all'impersonale, quindi sempre la terza singolare. E se avete una concordanza, tipo vedete il perfetto, la mettete al neutro, perché comunque è considerato l'impersonale neutro, terza singolare, e ci mettete l'infinitiva, quindi accusativo più infinito. Va bene? Normalmente su Videor, quando fate questa parte qua, vi fanno fare, a parte trovarlo nelle versioni, ma vi fanno fare proprio gli esercizietti apposta per tradurre. E quindi dovete impararle bene queste cinque cose, perché vi faranno tradurre delle frasi dall'italiano in latino e voi dovrete riconoscere quando dovete mettere costruzione personale o impersonale. Quindi è da imparare. Una volta che avete capito la storia della costruzione personale, è molto più facile capire anche come si costruiscono questi altri verbi che sono accessori rispetto a Videor, nel senso hanno la stessa struttura, però sono molto, molto più semplici, la casistica è minima. Nello specifico, questi verbi, dicor, fero, trador, putor, narror, nunzior, questi sono sinonimi, eh? Dicor, fero vogliono tutti dire io sono detto, sostanzialmente io sono narrato, io sono ritenuto, io sono annunciato, negor, iudicor, io sono giudicato. Cosa rendono? Rendono, vi ricordate quando vi ho parlato del doppio nominativo sopra, no? Io sono eletto console, è come questo, non so, dico, io sono detto buono. Quindi è lo stesso tipo di struttura. Ovviamente qual è la difficoltà in italiano? Che in italiano non si dice io sono detto buono, ma si dice che io sia buono. Quindi la difficoltà, come sempre, come già abbiamo visto per Videor, è passare la struttura personale latina nell'impersonale italiana. Quindi l'espressione impersonale si dice che, si tramanda che, si crede che, si narra che, si annuncia che, si dice non, si giudica che, dell'italiano, scusate, che appunto sono impersonali, quindi vogliono una, come si chiama lì, una dichiarativa, quel che. In latino invece si rendono, come abbiamo visto per video, di preferenza con la costruzione personale. Nello specifico il si passivante, quel si dice che bla bla bla, si esprime con la forma passiva dei suddetti verbi, ma l'abbiamo già visto per video, no? Quindi tu, putaris, bonus esse, vedete putaris è coniugato, tu sei creduto, sei ritenuto essere buono. Vedete che anche qui evita il nominativo con l'infinito, perché? Perché bonus, che è il nome del predicato di esse, si riferisce al soggetto della frase reggente che è putaris, cioè di putaris, cioè tu. Quindi tu putaris bonus esse, letteralmente tu sei creduto essere buono, diventa in italiano si crede che tu sia buono. Dovete sempre fare questo passaggio, cioè dovete imparare a capire come il latino pensa la frase. Quindi, che voi la troviate in latino, la dovete tradurre
trascrivere praticamente in italiano così com'è e poi tradurre, quindi cambiarla. E se invece voi la trovate in italiano dovete pensarla nel latino, quindi trascriverla in questo modo un po' sambo e poi tradurla. Okay? Non fate da uno direttamente l'altro perché all'inizio è troppo difficile, è troppo diverso. Qui va a finire che qualche pezzo vi salta sempre. Oppure, Homerus traditur cecus fuisse, Omero soggetto, traditur qui è la terza singolare, ma solo perché si riferisce a Omero, quindi non è impersonale, è personale. Letteralmente Omero è tramandato, essere stato fuisse cieco. Ovviamente in italiano noi mettiamo si tramanda che Omero fosse cieco. Okay. Nota, il soggetto della proposizione retta in italiano dai verbi suddetti diventa soggetto. Sì, vabbè, questo l'abbiamo già visto. Tali verbi concordano col soggetto e sono di forma passiva. L'aggettivo e il sostantivo riferiti al soggetto vanno in nominativo. Ormai dovrebbe essere un meccanismo che avete abbastanza, dire, metabolizzato. Traducendo dal latino in italiano bisogna fare come al solito il procedimento inverso, cioè i verbi di cor, ferro, ornare, bla 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 si traducono alla terza persona singolare preceduto dal si, cioè in forma impersonale, passivante, e mantengono lo stesso tempo e lo stesso modo. Il soggetto ovviamente diventa soggetto della proposizione dipendente. Esempio, cervi dicuntur diutissime vivere. I cervi dicuntur sono detti vivere assai a lungo, molto a lungo. Ovvero si dice che i cervi vivano molto a lungo. Non traducete con la frase, diciamo, intermedia con questa qui in mezzo, che è la trascrizione del latino, perché fa schifo. Cioè, non è che faccia schifo solo, ve la segnano proprio errore. Non potete dire che è una traduzione letterale, va bene? Perché non funge. Come quei verbi lì, si costruiscono in latino anche questi, che sono i verbi comando, divieto, tipo iubeor, che vuol dire io sono comandato, cogor, io sono obbligato, vetor, io sono vietato, proibeor, sempre uguale, io sono proibito, sinor, letteralmente io sono permesso, cioè mi si permette di, ovviamente, ripeto, il problema è che in italiano sono tutti impersonali, no? Quindi, sempre anche qui, le espressioni impersonali mi si ordina di, mi si costringe a, mi si vieta di, mi si proibisce di, mi si permette di, in tutti i tempi si rendono in latino al passivo con costruzione personale, quindi di nuovo doppio nominativo piuttosto che nominativo, comunque col passivo, secondo le modalità che hai studiato sia per video che per tradur, bla bla bla, quindi quel che abbiamo detto prima. Esempio, dussu sum proficisci, letteralmente, io fui ordinato, io sono stato ordinato, proficisci di partire. Ovviamente non lo tradurrete così in italiano, ma lo tradurrete in personale, quindi mi fu ordinato. O mi si ordinò di partire. Secondo esempio, tribuni proibiti erano loqui. I tribuni erano stati impediti loqui di parlare. Quindi ai tribuni era stato impedito di parlare. Nota, la persona a cui in italiano vi è rivolto l'ordine o il divieto diventa soggetto dei verbi, i verbi concordano col soggetto e sono di forma passiva, l'aggettivo sostantivo riferiti al soggetto vanno in nominativo. Quindi sempre il solito discorso. Traducendo dal latino in italiano, ovviamente bisogna fare il procedimento inverso, cioè il soggetto diventa la persona alla quale si ordina o si vieta qualcosa. I verbi, iuber, cogor, bla bla bla, si traducono alla terza persona singolare preceduta dal si passivando o alla terza persona singolare passiva e mantengono lo stesso tempo e modo. Vediamo l'ultimo esempio. Nolani portas adire vetiti sunt. I nolani vetiti sunt furono vietati. A dire di avvicinarsi portas alle porte. Quindi ai nolani fu vietato o si vietò, come vi pare, di avvicinarsi alle porte. Ok, fine della storia di Videor, no, della sintassi del nominativo. Quindi, come detto, la parte fondamentale di questa parte di questo nucleo qua, la sintassi, è appunto la costruzione di Videor. Tutti questi verbi prediligono la costruzione personale, cioè con il nominativo, motivo per cui stanno nella sintassi del nominativo, se no sarebbe quella dell'accusativo, che però in italiano non corrisponde, in italiano corrisponde alla costruzione impersonale, quindi ve lo dovete studiare un po' bene, o meglio dovete soprattutto abituarvi a fare il passaggio dalla costruzione personale latina all'impersonale italiana, altrimenti va a finire quando la trovate, magari tra un po' non riuscite a farlo. E bon, invece se volete vedere come si traducono i casi, cioè proprio un prontuario velocissimo, ripeto, dovete andare a vedere il tutorial che si chiama Valore dei casi. Va bene?
Basta, ho finito. Quindi studiate tutto, grazie dell'attenzione e alla prossima.